Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Arriva su Netflix Strappare lungo i bordi, la prima serie TV di Michele Rec, alias Zero Calcare, che ci mette il suo mondo, i suoi ricordi e soprattutto la sua voce. In occasione della presentazione alla stampa ne ho parlato direttamente con lui. Nel 1995 la vita mia era quella di un invertebrato spiaggiato al penultimo banco. Mi ricordo che stavo sempre con la faccia spiaccicata sul braccio e da quell'angolazione tutto il mio mondo era un pezzo di finestra in lampione. Questa serie è stata veramente una maniera di prendere le misure, però sicuramente nel farla mi si sono aperte un sacco di strade diverse, nel senso che adesso ho capito per esempio quali sono i limiti di usare la voce mia, quando posso usarla, quando non posso usarla, cioè sono tutte delle cose che vista dei possibili altri progetti adesso ho un po' più chiari. Ma però se mi dico mi metto a dirgli adesso e poi non sono capace a farlo, facciamo più merda, quindi diciamo mi fermerei qua. Ciao, piacere, Alice. Nella vita vera non parlava con il riproduttore vocale, ma è un botto che non ci parlo e poi non sono capace a rifare la voce sua. In questa serie sei tu che dai voce a tutti i personaggi, oltre che a te stesso, tranne che all'armadillo, che invece ha la voce di Valerio Mastandrea. Però non lo fai come un doppiatore, ma hai un modo tutto tuo, no, di farli parlare. E trovo che sia proprio questo uno dei punti di forza di questa serie. Come ti regoli? Che cosa pensi quando dai voce a una ragazzina o a una maestra o a un tuo amico, a tua madre? Come funziona? Poi, in merito al linguaggio, volevo sapere, visto che è proprio esattamente il tuo, quello colorito e verace che conosciamo, immagino che tu non abbia avuto alcun limite da parte di Netflix. Tanto grazie, io invece prego. Avevo dei grossi limiti, quindi sono che invece dà delle forze. Sono le vocette sceme che si fanno a scuola per imitare le persone, cioè quello è il mio metro di cosa, nel senso che il motivo per cui poi io do la voce a tutto è perché mi piaceva che l'approccio non fosse, cioè per lo spettatore non fosse quello di vedere da spettatore esterno un teatrino che si svolgeva, ma come se tu ti siedi di fronte a uno che ti racconta una storia e te la racconta con la voce sua e quindi ti racconta tutto quello che succede, e se deve fare la voce di qualcun altro la imita in maniera anche magari casereccia, perché è come uno ti racconterebbe una storia così orale intorno al tavolo. Quella era la cosa che mi ha un po' guidato. Pensa che arroganza ci può avere un ragazzino soltanto perché riesce a fare un triangolo isoscele e perché sua madre dice a tutti è tanto intelligente, ha pure imparato a masticare da solo il grasso del prosciutto. Valerio in realtà parte dal presupposto che è la figura che, cioè, Valerio incarna la figura dell'armadillo della mia vita da prima di pensare a qualsiasi doppiaggio, è proprio il ruolo. Me assomiglia a me, penso che si ammazza se glielo dici. Però io sono più giovane comunque. E quindi diciamo che era in qualche modo naturale. Lui poi aveva già pensato di fare la profezia dell'armadillo in tempi non sospetti, eccetera, quindi aveva anche una dimestichezza col linguaggio mio. E poi io evidentemente non ci avevo idea di che voce avesse l'armadillo, nel senso che l'armadillo, essendo la mia coscienza, però quella che entra in contrasto con me, che mozzica, eccetera, non potevo farlo io e non sapevo bene che tipo di voce potesse avere. Nel momento in cui ho sentito Valerio doppiare, che ho visto la faccia dell'armadillo che parlava con la voce di Valerio, mi è sembrato che era subito perfetto, cioè proprio perfettissimo, cioè che dava proprio un plus gigantesco a quella, a tutta quell'impalcatura là, e quindi poi è stato proprio super naturale. Tutta sta fretta ti fa succedere le cose, ci ha messo al capitalismo e infatti poi ci ha dato la cocaina per star passo. È una serie che c'ha una parolaccia ogni tre parole, quindi diciamo che il limite da quel punto di vista evidentemente non ci stanno, e devo dire che uno dei motivi per cui poi questa cosa si è potuta fare con Netflix e anche proprio un monte anche nella decisione eccetera è che a me mi è stata data libertà più o meno totale. Poi chiaramente tu stai parlando a un pubblico di milioni di persone e quindi c'è bisogno di un'attenzione a quello che dici, ma anche un lavoro che io faccio un monte anche nei miei fumetti, nel senso che per esempio io dico un sacco di parolacce, però non uso mai roba che sia omofoba o sessista o razzista, a meno che non è in bocca a un personaggio negativo di quel tipo là. Quindi
diciamo che quello che c'è stato è stato lo stesso tipo di ragionamento che io faccio per i fumetti miei, applicato al fatto che chiaramente è una platea molto più vasta, anche con sensibilità diverse. Questo rapporto virtuale però era un appuntamento fisso così intimo che Alice era l'unica persona al mondo che sapeva che nella vita volevo fare fumetti. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.